Ben ritrovati con una nuova puntata di Sfortissimo, vediamo insieme come è andata la settima giornata nei campionati di eccellenza e di promozione delle squadre lucane. Vince con un secco 2-0 il Real Metapontino, impegnato nella trasferta contro l'Alto Pradano nella settima giornata di campionato di eccellenza. I ragazzi di Mister Comparato si portano così a 15 punti, meno 4 dalla capolista Angelo Cristofaro. Marcano Bruno al 15° del primo tempo e Alessandri al 42° del secondo. Nel prossimo turno di gara il Real Metapontino sarà impegnato in casa contro il Brienza Calcio, penultima in classifica con soli 3 punti. Nel campionato di promozione vince il Rotunda Maris che batte il Salandra, fanalino di coda del campionato, per 1-3. Marcano per gli ospiti Metapontini, Schettino al 32° del primo tempo e al 33° del secondo e infine Cipriano. Per il Salandra va a rete Maggio al 6° del secondo tempo. Non va bene invece al Tursi che perde in casa dell'Avigliano per 4-1. Vanno a rete per i padroni di casa Bocchicchio al 38° del primo tempo, Petilli al 17° del secondo tempo, Vaccaro al 33° e al 44° del secondo tempo. Il Tursi invece riesce a varcare la porta avversaria solo su autogol dell'Avigliano al 41° del secondo tempo. Nel prossimo turno di gara il Tursi sarà impegnato in casa contro il Ferrandina, mentre il Rotunda Maris incontrerà il Miglionico. Ed è tornato a trovarci il mister del Real Metapontino, Maurizio Comparato. Mister, una bellissima vittoria ieri a Genzano con l'Alto Bradano, neopromossa, ma che comunque vi ha creato, diciamo, un po' di fastidio. Com'è andata? Partita dura, tosta, come diciamo noi, perché una squadra che ci aspettavamo ci desse filo da torcere, anche perché era la prima partita che giocava nelle mura amica e quindi ancora di più è stato difficile espugnare il campo, dove abbiamo trovato una squadra ben determinata, ben cara, come si dice nel nostro gergo calcistico, a vender cara la pelle. Quindi è stata una bella gara, una bella squadra. Io ho visto un Alto Bradano che secondo me non merita i punti di cui dispone adesso, però parlando anche col mister, ci sta, nel calcio sappiamo che c'è quanto ti dà e c'è quanto ti prende, magari anche ingiustamente. Ieri noi penso che siamo andati determinati e cattivi perché avevamo ancora un po' di amarezza per quanto era successo nell'incontro interno col Senise, quindi eravamo abbastanza con l'occhio di tigre, come dico sempre ai nostri ragazzi, perché sono ragazzi giovani, però devono capire che questi sono campionati che si vince anche con la determinazione e con il carattere. Alessandri si conferma il bomber, il capocannoniere finora del campionato, e anche ieri poi ha chiuso lui, diciamo, la partita. Sì, Alessandri noi l'abbiamo preso perché sappiamo il valore che ha, è uno che in queste categorie adesso può navigare tranquillamente anche con il suo nome, però a noi ci sta dando, e non a caso è il capocannoniere dell'eccellenza con 9 gol, è uno che ci sta dando tanto, però in questo stiamo vedendo che stanno crescendo pure i vari Bruno, i vari Credi, Casa, sono ragazzi giovani, ragazzi del posto che noi intendiamo valorizzare, e con una chioccia, come diciamo sempre noi al nostro Alessandri, stanno iniziando a crescere e a dare i loro frutti anche i ragazzi che stanno intorno. 15 punti in classifica, secondi, si aspettava questo risultato all'inizio del campionato? Noi siamo partiti forte perché noi abbiamo una squadra giovane, come dicevo prima, una squadra che non è abituata magari a gestire ancora il proseguo della gara. Magari noi dobbiamo andare sempre a 1000, perché se poco poco cerchiamo di gestire andiamo incontro a difficoltà, perché avendo una squadra giovane ancora non abbiamo la maturità per poter dettare ancora i tempi della gara. Stiamo lavorando su questo, devo ringraziare lo staff che ci stiamo veramente dando corpo e anima per questa squadra, perché ci crediamo in quello che stiamo facendo. Ringrazio, se mi è permesso, i miei collaboratori Giovanni Rubolino, Settimio Sarandria, Enzo De Giorgio e Pino Latronico, che stiamo facendo
un ottimo lavoro, sapendo di avere una squadra giovane che però ti dà e non ti dà, però quello che ci dà a noi è che ci ascoltano, e quindi questo è un buon È un buon punto di auspicio. Sì. partenza. Domenica prossima, ottava di campionato, con quale sarà l'avversario? L'avversario verrà il Brienza, che è un'altra squadra che è neopromossa in eccellenza, però come tutti sappiamo ogni gara ha il suo lato negativo e positivo. Io ho detto ai miei ragazzi che noi non dobbiamo sentirci esaltati magari dopo una prestazione che ci può dare l'illusione di, ma dobbiamo sempre guardare volta per volta la gara che ci si presenta. E se facciamo così, noi abbiamo buone prospettive, abbiamo molta più tranquillità per lavorare, quindi non dobbiamo mai sottovalutare nessuno. Quindi arriva il Brienza, arriva con le sue credenziali, perché è una squadra che io conosco, ho già affrontato pure in promozione, e quindi è una squadra che sa il fatto suo, sa quello che vuole, c'è un bravo allenatore, quindi dobbiamo essere attenti e belli concreti su quello che dobbiamo fare, e questo lo sappiamo noi tecnici, però devono iniziarlo a capire anche i nostri ragazzi. E noi ringraziamo il mister Comparato e passiamo al calcio a 5. La Edilegno Matera ancora patisce in casa l'ennesima sconfitta. Nella quarta giornata di gara perde infatti 2-1 contro la Salinis. Pesano i ritardi dei transfer di Silon, Giappa Bavaresco e Girardi. Primo tempo equilibrato, termina a reti inviolate. Al 14° secondo della ripresa, un errore clamoroso innesca Nardacchione che non sbaglia e trova il vantaggio. Segue la rete di Castrogiovanni 2 minuti più tardi, chiude Guga che al 19° minuto e 34 secondi trova l'unica rete per i padroni di casa. I ragazzi di Mister Ferrara saranno impegnati nel prossimo turno di gara contro l'Eboli, in una trasferta tutt'altro che facile. E con noi in studio Mister Ceppi dell'Avis Borussia. Mister, una brutta sconfitta con l'Augusta arrivata a 20 secondi dalla fine. Eh sì, purtroppo sì. Avevamo faticato tanto per riuscire a riequilibrare una partita che ci eravamo un po' complicati da soli. Ci eravamo riusciti, anzi, abbiamo avuto anche l'occasione, sinceramente, per andare in vantaggio, che per la verità, se fosse arrivato, diciamo, non sarebbe stato poi così meritato, no? Per quello che poi si è visto dentro il campo, se non per l'impegno dei ragazzi. Purtroppo poi abbiamo subito questo rilancio lungo, paradossalmente provando a vincere la partita l'abbiamo persa. Dopo Eboli ha detto che a livello psicologico la squadra deve crederci di più e forse ieri ancora una volta si è vista questa mancanza di fiducia proprio nelle proprie possibilità. Ma guarda, è stata una partita un po' diversa dalle altre, sinceramente. A parte che quando si gioca contro l'Augusta, contro Nino Rinaldi in genere, è una partita sempre particolare, no? Perché devi giocare contro il portiere di movimento, che noi abbiamo aggredito per la maggior parte delle volte bene, riconosciuto anche dai nostri avversari, non abbiamo fatto fare loro quello che avrebbero voluto. Però commesso delle ingenuità difensive che sinceramente non avevo visto prima, anzi, la nostra fase difensiva non mi era affatto dispiaciuta, e voglio premettere che noi siamo una squadra molto aggressiva, quindi o cerchiamo chiaramente di esserla, abbiamo fatto delle ingenuità, pagate purtroppo a caro prezzo. Il calendario in questo inizio di campionato sicuramente non vi è stato di aiuto, 2 trasferte consecutive difficili. Si aspettava questo inizio un po' così difficile oppure è una sorpresa negativa, diciamo? Ma guarda, cerchiamo di essere obiettivi. Il campionato ci ha riservato un calendario difficile, indubbiamente. Per come poi abbiamo affrontato le partite, indipendentemente poi dalle sconfitte, le prestazioni ci sono state, e sinceramente ho un rammarico di avere questi pochi punti in classifica. Però tant'è che adesso, insomma, ne abbiamo 4 per cercare di agguantare un posto importante per la Coppa Italia. Dobbiamo cercare di muovere la classifica, di vincere. Adesso c'è un momento che paradossalmente nella difficoltà può venirci utile. Ci sono 3 partite in 6 giorni e le dobbiamo affrontare con grande carattere, con grande voglia di portarle a casa, indipendentemente dalla bellezza o meno del gioco. Adesso abbiamo bisogno di punti e dobbiamo essere veramente concreti, però insomma ci siamo guardati in faccia fin da stamattina
e siamo convinti di poter fare bene. E noi ringraziamo Mister Ceppi e adesso parliamo del tennis tavolo Eraclea. La SD Tennis Tavolo Eraclea di Policoro, costituita nel 2010 dal presidente Vincenzo Ferraiuolo, milita per la seconda volta nel campionato nazionale di serie C1. Nella sua giovane storia ha vinto 3 campionati regionali di categoria C2 e veterani. Lo scorso anno sportivo si è classificata prima sia nel massimo campionato regionale di C2 che in quello regionale veterani, approdando al campionato nazionale di C1 Girone P. È composta da 10 associati, di cui 2 tecnici e allenatori federali e 8 tra dirigenti e atleti agonisti che settimanalmente si allenano e gareggiano al Pala Ercole di Policoro e nella palestra della scuola media di Scanzano Ionico. In questa stagione sportiva 2016-2017 partecipa con 2 squadre agonistiche in campionati nazionali e regionali, oltre alla sua costante partecipazione a tornei nazionali di categoria. Quest'anno ha voluto investire le proprie risorse, oltre che nella sede del Pala Ercole di Policoro, anche nella vicina Scanzano Ionico, con un progetto che la coinvolge insieme alla scuola media ed elementare affinché i giovani alunni delle scuole possano scoprire questo sport e praticarlo insieme a istruttori federali come il tecnico Tommaso Romano. In studio con noi il presidente del tennis tavolo Eraclea, Vincenzo Ferraiuolo. Presidente, nuova avventura in serie C1 nazionale, come vi siete organizzati e quali sono i vostri nuovi progetti? Buonasera, grazie dell'invito. Ci siamo organizzati al meglio, nel senso che abbiamo voluto praticamente intraprendere questa nuova avventura nazionale con i ragazzi che l'anno scorso hanno vinto il campionato regionale, con tanta voglia di far bene, con tanta voglia di crescere. Chiaramente un campionato nazionale comporta dei valori maggiori, quindi dobbiamo acquisire anche questa esperienza che in realtà ci manca. Comunque ci stiamo impegnando molto e stiamo valutando anche la possibilità di acquisire anche nuovi pongisti a livello nazionale. Nuovi progetti, parlavamo prima, con altre scuole prese in considerazione, certo. Non solo Policoro, ma sia non solo Policoro, ma anche Scanzano, sono le nostre sedi che da quest'anno ci fanno crescere anche da questo punto di vista. Siamo non solo a Policoro come l'anno scorso, ma anche a Scanzano, perché abbiamo intrapreso questo nuovo progetto, cioè quello di acquisire nuovi ragazzi che venendo da noi possono ampliare il loro bagaglio sportivo e crescere anche da questo punto di vista, facendo uno sport diverso come quello del tennis tavolo. Quindi apertura alle scuole, apertura ai nuovi ragazzi che verranno da noi. Anche la vostra associazione a fine estate è stata, tra virgolette, coinvolta nel caso Pala Ercole, chiamiamolo così. Chiariamo dove vi allenate, dove sarà la vostra sede? Abbiamo ripreso la sede degli anni scorsi, praticamente al Pala Ercole, come dicevo prima. In più abbiamo pensato di prendere anche una palestra su Scanzano Ionico, e quindi la questione Pala Ercole ci ha visto in qualche modo coinvolti, ma credo che poi le vicissitudini abbiano un po' chiarito la situazione e abbiano permesso a quelli che come noi avevano investito in una palestra come quella del tennis tavolo potessero quindi continuare la loro attività sportiva. Infatti il campionato è iniziato all'inizio di ottobre, come sta andando? Abbiamo svolto le prime 2 gare, purtroppo per noi ci sono state 2 sconfitte, ma il prossimo, già dalla prossima avventura della terza giornata qui in casa contro il Brindisi, pensiamo di fare decisamente meglio. E invece ci sono i tornei nazionali a cui partecipate? Tornei nazionali, ce ne sarà uno ad Ariano Irpino il prossimo 19 novembre, al quale parteciperemo come facciamo di solito, e in più ce n'è stato uno ultimamente sabato scorso a Casa Massima e ha visto protagonisti 3 nostri atleti del tennis tavolo Eraclea che hanno fatto discretamente bene. E noi ringraziamo il presidente Ferraiuolo e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata di Sportissimo. Un saluto a grazie. Tutti.